Salve a tutti, oggi vorrei farvi vedere il consumo medio di una Ford Kuga 2.5 a benzina, 190 cavalli full hybrid, ossia un'auto che è a benzina e si ricarica da sola. È un SUV, parliamo di un consumo istantaneo a circa 100 km all'ora con un filetto di acceleratore di 5 litri per 100 km, 5 litri di benzina, insomma, considerando che la macchina pesa una tonnellata e 600 kg più o meno, 700, è un ottimo risultato. Inoltre ha la modalità in elettrico, quindi qui, mettendo sulle impostazioni, possiamo vedere come si svolge tutta la procedura, ossia adesso accelerando vediamo che la macchina usa il motore termico e anche la corrente, togliendo il piede dall'acceleratore la potenza torna indietro, per cui ricarica la batteria. È un ottimo sistema, per non parlare delle prestazioni, che devo dire sono davvero eccellenti in quanto accelerazione. Adesso vi faccio vedere, schiacciando un po' forte da 70 km orari, quello che succede, qual è la ripresa del veicolo. Vediamo se ci riesco, perché comunque stiamo facendo una cosa. Eccola qui, adesso l'abbiamo scaricato. Vi assicuro che la velocità si percepisce proprio sulla schiena, nel senso che ci attacca al sedile. Comunque abbiamo l'aria condizionata accesa, non ho sfruttato al massimo la potenza sicuramente, non ho scalato io nessuna marcia né niente, quindi è davvero davvero molto divertente. E la batteria, quando noi decelleriamo, si ricarica. Tutto sta ad essere intelligenti nell'usare tutto questo. A presto.